Probabilmente questa inchiesta è la madre di tutti i problemi che abbiamo avuto, perché tutto poi alla fine parte da lì e ancora adesso, a 32 anni di distanza, stiamo discutendo dell'inchiesta Mafia Appalti, quindi probabilmente forse avevamo centrato il tema. La cosa che io non accettiamo è che nel nostro lavoro ci può stare che si compiano errori, si facciano delle cose inesatte, che quindi i superiori, la magistratura faccia le indagini, faccia le verifiche e faccia tutto quello che vuole per verificare se uno ha commesso o meno reati. Su questo non c'è problema, infatti noi abbiamo accettato il processo, non abbiamo mai fatto dichiarazioni, ci siamo difesi all'interno del processo. Quello che io non accetto è che persone che sapevano perfettamente come erano andate le cose, ma lo sapevano perché le conoscevano, hanno fatto finta di non conoscere e ci hanno accusato. Questo non accetto, perché questo è stato molto scorretto. E soprattutto in questi 15 anni si è raccontato poi al paese una verità che è completamente falsa e che spero che le indagini in corso possano finalmente santificare, ma soprattutto da parte di alcuni magistrati si è addirittura attaccato un intero reparto dell'Arma dei Carabinieri, perché finché se la pigliano con il signor generale e con me ci sta, ma c'è stato il tentativo addirittura di far passare il raggruppamento operativo speciale, che è l'elite dei nostri reparti in Italia, invidiato in tutto il mondo, come un reparto sovversivo appartenente a chissà quali trame oscure, e addirittura in alcuni casi ipotizzando che l'intera Arma dei Carabinieri fosse inserita in chissà quali contesti strani, questi famosi servizi segreti deviati che non si trovano mai. Questo è inaccettabile, ma è talmente inaccettabile che tanta gente ancora continua a raccontare queste stupidaggini. Tanto per fare un caso, ne faccio uno. Il dottor Di Matteo, che è stato il nostro pubblico ministero a Palermo ed è un magistrato in servizio presso la Procura Nazionale Antimafia, sta sostenendo, basta andare su YouTube per chi non vuole comprare il libro che si chiama Colpo di Spugna, basta su YouTube, ci sono ampie dichiarazioni, relazioni, conferenze. Il dottor Di Matteo sostiene che la Corte di Cassazione, che ci ha assolto per non aver commesso il fatto, perché noi siamo stati in primo grado condannati, assolti in secondo grado perché il fatto non costituisce reato, e faccio notare che noi abbiamo fatto ricorso sulla nostra assoluzione perché non ci piaceva la formula il fatto non costituisce reato, perché già qualcuno alla travaglio maniera cominciava a dire sì, il fatto c'è ma per il carabinieri non è reato, quindi noi abbiamo fatto ricorso sulla nostra soluzione, la Cassazione ci ha dato ragione e siamo stati assolti perché non abbiamo commesso il fatto. Il dottor Di Matteo sostiene che la Corte di Cassazione non ha volutamente valutato le prove che esistevano per dichiarare la nostra colpevolezza, in quanto ha ricevuto l'ordine politico di emettere una sentenza di assoluzione perché il paese non è pronto a conoscere la verità sulla trattativa Stato-mafia. Allora, mettiamo che sia vero. Allora, se è vero, io da cittadino pretendo che venga aperta un'inchiesta, perché se la Corte di Cassazione, che è il massimo organo di giurisprudenza italiana, emette delle sentenze per ordine di un politico, io vorrei saperlo, perché neanche più in Colombia succedono queste cose, neanche in Messico. Quindi se è vero dobbiamo arrestare tutti i giudici della Cassazione, quelli che ci hanno assolto. Poi il dottor Di Matteo è un magistrato in servizio, perché non fa le indagini? Perché non va in procura e dice chi ha dato l'ordine? Chi è lo Stato che ha dato l'ordine alla Cassazione? Cioè, parlare così a vanvera sullo Stato, sul paese, ma con un tedesco che sente una cosa di questa da parte di un magistrato, non viene a investire in Italia, perché pensa che sia un paese in cui un politico, non si sa chi è il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, non si sa chi è questo Stato che dà questi ordini, manipola addirittura le sentenze della Cassazione. Io penso che questa sia una cosa di una gravità inaudita, detta da un funzionario pubblico. Se ci sono le cose, si deve assumere responsabilità, uno fa la denuncia, facciamo le indagini. Se è vero, arrestiamo chi l'ha fatto, ma se non è vero, però non possiamo continuare
a rimestare questa storia adesso, perché la sentenza non gli piace, perché loro sostanzialmente si erano fatti il disegno di se noi fossimo stati condannati, chiaramente non potevamo più parlare, perché condannati bisogna parla perché c'è avuto la condanna. E questo libro gli ha dato molto fastidio, perché noi in questo libro, che è uscito, faccio presente, a novembre dell'anno scorso, non abbiamo avuto neanche una lettera di contestazione, non una querela da gente che querela ogni 5 minuti, perché nel libro noi abbiamo raccontato esattamente quello che è successo, senza né aggiungere né togliere una virgola, e nessuno ha contestato quello che abbiamo detto.